Ciao a tutti, sono Fabrizio Stevanato, ho 43 anni di Noale. La mia vita cambia radicalmente circa un anno fa, quando mi viene diagnosticato un tumore al pancreas e dopo la diagnosi vengo indirizzato all'Istituto del Pancreas di Verona, dove mi viene asportato il tumore e da lì comincia una lunga storia di riabilitazione e di ripresa. Non arrendersi mai anche quando tutto sembra essere perduto. È questa la forza di Stevanato, un tecnico informatico appassionato di volo e subacquea che nel giugno 2016 ha scoperto di avere un cancro. L'anno dopo si è sottoposto ad un intervento che gli è costato l'asportazione della milza e una perdita di peso di circa 30 kg. La malattia e la lunga degenza però hanno consentito a Fabrizio di analizzarsi a fondo, facendo scattare in lui la voglia di dimostrare che quel brutto male non gli aveva tolto alcuna possibilità di affrontare la vita e che la fortuna che aveva avuto ad uscirne andava in qualche modo sfruttata per essere d'aiuto agli altri. E così ha cominciato prima con qualche camminata, poi una corsetta, fino alla nascita del progetto Corri in muso al cancro, una iniziativa che ha avuto l'obiettivo di raccogliere fondi per acquistare macchinari chirurgici e portare la sua testimonianza in giro per il mondo. Una storia che ha il sapore di speranza per tutti coloro che stanno cercando di rimanere aggrappati alla vita. Con lo stesso intento, Fabrizio sabato scorso non è voluto mancare alla Profiglass di Fano, dove si è svolta la presentazione della prossima Colle Marathon. Infatti, dopo aver corso la Maratona di Venezia, Fabrizio parteciperà alla Maratona dei Valori in programma per il 5 maggio. L'intento di esserci, con la preparazione atletica in questo momento sono un po' deficitario per qualche problemino sempre fisico, ma che non riguarda quello che mi è capitato, però dovrei esserci. A dargli supporto alla Colle Marathon ci saranno i dottori Fabrizio Casciani e Claudio Bassi, che lo hanno seguito durante la malattia e che insieme a lui hanno iniziato ad allenarsi. Fabrizio è una persona estremamente importante per la sua storia, che poi ricalca la storia di tanti altri nostri pazienti che hanno lottato contro questo tumore che è difficile da curare, ma che oggi curiamo sempre meglio. E molti di questi pazienti in effetti si sono appassionati alla corsa, hanno imparato a correre con le gambe, ma anche probabilmente con la loro testa, con la loro motivazione di correre incontro alla vita. Io quando ero in ospedale, forse quello che mi ha tenuto aggrappato di più alla speranza è stato: io voglio poter fare quello che volevo fare prima. E infatti la sfida, sì, c'è tutto l'aspetto, diciamo, sociale che c'è dietro, c'è la sfida della maratona, eccetera, però la molla che mi ha fatto partire è: io voglio dimostrare a me stesso che posso fare quello che facevo prima e meglio anche.